di Salvo Gamer, bentornati sul mio canale. Spero di trovarvi tutti bene e che i miei tutorial vi stiano piacendo. Vi ricordo che è molto importante mettere sempre dei like ai video se vi piacessero e di iscrivervi al mio canale per rimanere aggiornati su tutti i miei tutorial. Se aveste domande specifiche per un tutorial o per le vostre console, o voleste anche solamente parlare con amici che come voi amano le console, i videogiochi, potete iscrivervi al mio canale Telegram. Vi ricordo che nelle descrizioni di ogni mio video trovate i link ai software e alle documentazioni che mostrano i tutorial, trovate il link per le donazioni al canale YouTube, scusatemi, se voleste il link è lì, e trovate i link ai miei canali di vendita dove potete trovare le mie console completamente rinnovate, quindi aperte, pulite, pasta termica nuova e così via, richiuse e con modifiche installate e giochi integrati. Oltre a quello troverete anche alcuni accessori per le console che potrebbero interessarvi. Vi ricordo inoltre che molti dei miei accessori li stampo con stampante 3D. La stampante 3D ovviamente è in grado anche di stampare ricambi, quindi se vi fossero dei ricambi che vi servono per le console che non riuscite a trovare, possiamo verificare, mi contattate, verifichiamo se trovassimo il disegno e posso stamparvelo per poi vendervelo. Quindi sono a piena disposizione. Ora partiamo con il tutorial di oggi. Come vedete a schermo siamo collegati a una PSC, ovvero PlayStation Mini Classic, il remake della prima PlayStation, quella console piccolina con i giochi integrati, e in questo caso la console è modificata con Autobleem. Vi ho fatto vedere in alcuni video come modificarla, come aggiornare all'ultima versione Autobleem, come caricare giochi, come caricare retro games, quindi emulatori e tant'altro. E nel video dell'aggiornamento vi ho detto che vi avrei mostrato come poter risolvere alcuni problemi di compatibilità dei vostri giochi PS1 che caricate nella console. Alcuni giochi PlayStation 1 non hanno alcuna compatibilità con la PSC. Se andate a vedere il mio video dove vi faccio vedere come aggiungere giochi alla console, trovate il link alla lista delle compatibilità. Alcuni giochi sono dati per totalmente incompatibili, altri per compatibilità bassa, con magari piccoli problemi, grandi problemi. L'ultimo aggiornamento Autobleem, quindi effettuate l'aggiornamento, ha gli emulatori completamente rivisti ed aggiornati, quindi offre maggiore compatibilità, che vuol dire che alcuni giochi che magari prima non riuscivate a utilizzarli, potrebbe essere che ora riuscite ad utilizzarli senza alcun problema. Se avviaste i giochi normalmente, quindi entriamo in Autobleem col tasto Start nella nostra lista giochi, scorrete i giochi, adesso carica ovviamente, ce n'è un pochino, scegliete un gioco e schiacciate X per avviare, se non avete toccato nulla lui avvia con l'emulatore integrato nella console, ovvero ovviamente questa console ha già un emulatore dato dalla Sony, che è quello che hanno utilizzato per lanciare i giochi integrati, i 20 giochi inclusi con la console. Quindi è già un emulatore. In aggiunta con Autobleem ci sono altri emulatori che offrono maggiori compatibilità. Se volessimo avviare qualsiasi gioco con gli altri emulatori e non con l'emulatore principale, possiamo lanciare tutti i giochi PS1 direttamente con RA, ovvero RetroArch. Per fare questo, select, andiamo nel menu e dove vedete Play all PSX Games with RA, sta per RetroArch, lo mettete in on e poi schiacciate la X. Questo farà sì che ogni volta che avviate un gioco PlayStation 1, quel gioco venga avviato con RetroArch. Quindi una volta aperto il menu, scorrete nei vostri giochi e cliccate X. E RetroArch, e il gioco si avvierà con RetroArch con il suo emulatore standard in RetroArch. Quindi, come vedete, è RetroArch, ha configurato il controller, cosa che la console in automatico di solito col suo emulatore integrato non fa. Quindi qui stiamo usando già RetroArch, dove abbiamo la possibilità con RetroArch di andare a modificare le impostazioni di gioco. Quindi è già una cosa maggiore rispetto all'avvio normale del gioco. In più ci dà la possibilità di configurare al meglio. Se aveste il controller originale collegato alla console, selette Start per entrare nel menu. Se aveste un altro controller, dipende da quale sia il tasto per entrare nel menu. Dovete averlo configurato. Qui ovviamente, lavorando da RetroArch, potete andare a configurare molte cose. Quindi questo è già il primo vantaggio dell'avvio da RetroArch. Ora vi faccio vedere invece come poter selezionare un emulatore specifico per un gioco. Quindi esco esattamente da RetroArch in sostanza, così torniamo al menu principale e vi faccio vedere come si applica un altro emulatore al nostro gioco. Quindi quando avete selezionato un gioco, freccia in giù, vedete che siamo sulle impostazioni, andate su Gioco, X, Playing Using RA e poi Plugin, si va ad attivare uno dei due plugin, o il built-in, che è quello della console stessa, oppure quello che vi dicevo che ha maggiore compatibilità, quindi ha maggiore compatibilità con i giochi, che è GPU_PEOPS.SO. Questo ha maggiore compatibilità, quindi poi si schiaccia X, quindi viene, scusatemi, non X, ma si schiaccia cerchio per tornare. Lui rimane applicato, se io schiacciassi X vedete che è applicato, non avete bisogno di salvare. Freccia in su e il nostro gioco si avvierà con il nuovo emulatore. Quindi questo vi offre la possibilità di avere maggiore compatibilità e di riuscire ad utilizzare giochi che magari prima non riuscivate a utilizzare. Se non voleste avviare tutti i giochi con RetroArch, ovviamente vi basta nelle configurazioni, adesso io esco ancora da RetroArch, torno sulla console, torno sul menu, Select, ovviamente vi basterà lasciare qui in off, ok? E i vostri giochi, fino a che voi non andrete a dare configurazioni singole per gioco, quindi schiaccerete solo X per avviare, partiranno con l'emulatore integrato della console e non su RetroArch, ok? Adesso io non ho salvato e infatti è rimasto attivo. Qui per salvare si schiaccia X, Quindi se avviassi un gioco adesso, uno qualsiasi, dove non ho attivato RetroArch, mettiamo questo, partirà con l'emulatore originale della PS Classic. Vedete che adesso non è uscita la scritta sotto del controller e così via. Non stiamo più usando RetroArch. Ok? Questo è l'emulatore originale della console, che è il PCSX. Ok? Possiamo uscire. E qua è uscito dal gioco, Anche l'emulatore originale potete entrarci col tasto Select e Start, però non ha tutte le funzioni ovviamente che ha con RetroArch. Quindi questo vuole essere un tutorial breve dove vi faccio vedere solo come correggere quei giochi che possono avere problemi. Quindi ricordate, se volete avviare tutti i vostri giochi PlayStation tramite RetroArch, nei settaggi principali, quindi Select Opzioni, Play All PSX Games with RA, RetroArch. Se invece voleste cambiarlo di gioco in gioco, selezionate il vostro gioco, freccia in giù, gioco, andate in giù, attivate RA e cambiate il vostro, questo è un gioco originale quindi non posso cambiare l'emulatore, è un gioco che era incluso, ma nei giochi che andate a inserire voi, quindi 007 sono abbastanza convinto che sia uno dei miei, infatti, RetroArch, e qua sotto potete cambiare il plugin. I giochi che ha integrato il plugin non potete cambiare, quindi potete avviare comunque da RetroArch, ma il plugin sarà il suo PCSX, ok? Qua invece nei giochi che andate a installare voi, che sono quelli dove potete avere problemi di compatibilità, potete andare a cambiare l'emulatore. Vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi aiuti, spero che vi sia piaciuto, se vi fosse piaciuto un bel like, iscrivetevi al mio canale, se aveste domande non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram, Non dimenticate tutti i miei link utili nelle descrizioni dei video. Vi aspetto per i prossimi tutorial e auguro a tutti una buona serata.